E di fronte a questa distesa immacolata di neve, ovviamente non potevamo fare a meno di incontrare un maestro di sci, perché bisogna impararlo questo sport e impararlo bene. Pietro Borgogno, è vero? Sì, sì, certamente. Noi insegniamo a bambini dall'età di 3 anni, 3 anni e mezzo in poi, senza limite alcuno, anche se è una stazione che si presta particolarmente ai bambini piccoli, ai bambini, sono tante famiglie. Però già dall'anno scorso abbiamo avuto un boom anche parecchio di adulti che volevano imparare o perfezionarsi. Cioè è importante proprio avere una tecnica? Sì, sì, certo, anche perché ci sono parecchie persone che magari vengono ancora dalle tecniche un pochino più antiquate, diciamo, che sono derivate anche da materiali che erano più vecchi rispetto a quelli di oggi, e quindi comunque c'è bisogno di un aggiornamento, anche perché sono cambiate le velocità nella sciata e parecchi ed è completamente cambiata la tecnica negli ultimi 10 anni. Questo è dovuto all'attrezzatura, allora? Soprattutto dovuto all'attrezzatura, sì. È importante anche per sciare in sicurezza. Certo, anche perché quei materiali nuovi sono aumentati anche di parecchio le velocità in pista, e quindi comunque comporta anche un notevole bisogno di sicurezza in più, soprattutto per chi magari è meno in grado di sciare, meno capace, quindi si trova su delle piste con magari persone che vanno più veloce, e quindi c'è bisogno di una maggiore sicurezza per tutti quanti. No, anche per il fatto che comunque, essendoci anche lo snowboard, oltre allo sci sulle piste, bisogna che sia compatibile la cosa. Qual è l'età consigliata per un buon inizio? Allora, noi insegniamo dai 3 anni in poi, generalmente però l'età migliore è dai 4 anni, anche perché dipende molto dalla capacità del bambino e dal carattere che dimostra alle prime armi, anche perché se a 3 anni io gli provo a insegnare a sciare e lui non si diverte, poi si rischia di non trasmettergli quella passione, quella forma di gioco che poi in realtà è lo sci. Bisogna essere spericolati per andare sullo snowboard? No, assolutamente. Noi abbiamo un campo scuola che secondo me è il più facile, il migliore in assoluto per poter apprendere, perché appunto non è come tanti campi scuola che si parte in salita e bisogna già saper prendere un impianto, ma si parte già in discesa e si ha tutta la possibilità di imparare su 2 piste, perché sono 2 i campi scuola in centro paese. Ecco, dove sono esattamente collocati? Sono esattamente al centro del paese, nella piazza Via Giardina, che praticamente è sci ai piedi da qualunque... Si può arrivare con gli sci ai piedi da qualunque abitazione a San Giacomo.